Dal Prato al Trapani, dalla Lega Pro alla Serie C, da Daniel Ciofani a Camillo Ciano, passando per Davis Curiale e Federico Dionisi. Storie di bomber, storie di gol e triplette, tra il Matuse e lo Stirpe, tra rimonte, goleade e prodezze. Camillo Ciano nella sfida contro il Trapani ha scritto una nuova pagina del lungo romanzo giallazzurro. 3 gol in 90 minuti, roba per pochi, materiale esclusivo per chi ha genio, talento e freddezza. Una tripletta, la prima in carriera, aperta di destro, una notizia quasi clamorosa per un mancino doc, e chiusa con il marchio di fabbrica per eccellenza, il calcio di punizione dal limite. Camillo Ciano è il terzo giocatore del Frosinone nella storia della Serie B a realizzare una tripletta, 31 mesi dopo Federico Dionisi, che al Matusa nel marzo del 2017, con Pasquale Marino in panchina e l'ex Robert Gucker in mezzo al campo, rifilò 3 reti a Marco Amelia, come Alessandro Nesta campione del mondo nel 2006, e dal malcapitato Vicenza. Con Camillo Ciano e Federico Dionisi trova spazio nella storia delle triplette del Frosinone in cadetteria anche Davis Curiale, a segno 3 volte contro il Trapani, sempre al Matusa, nell'ottobre del 2014. Nella speciale classifica delle triplette realizzate con la maglia del Frosinone non poteva mancare Daniel Ciofani, re dei bomber e assoluto protagonista nel novembre del 2013 in Serie C, nel fango del lungo Bisenzio di Prato. 3 gol in 8 minuti a ribaltare in un attimo il doppio vantaggio dei padroni di casa. Ciano, Dionisi, Curiale e Ciofani, 4 triplette e 4 bomber che tra goleade e rimonte hanno portato a casa palloni e sogni.